Sono Maurizio Lunetta, il direttore del consorzio di tutela vini DOC Etna. Oggi ci troviamo qui al Garden Village alla prima serata di un corso di degustazione per iniziazione, diciamo, sui vini della DOC Etna. La prima serata è dedicata ai vini bianchi dei quattro versanti etnei. A noi piace definire i vini dei versanti e delle contrade, perché l'Etna DOC è un'area che è divisa in 133 contrade. Abbiamo da poco pubblicato una mappa delle contrade che un po' orienta anche il consumatore sulla localizzazione dei vari vini e delle varie contrade. La DOC Etna sta avendo in questi ultimi anni un grande successo, è diventata una delle DOC più prestigiose italiane grazie al lavoro dei produttori e della qualità dei vini che vengono prodotti. Abbiamo 393 viticoltori, 169 cantine produttrici di bottiglie e 69 cantine di trasformazione. Sono dei numeri e 1184 ettari rivendicati nel 2021. Sono dei numeri che possono sembrare piccoli o grandi a seconda dei punti di vista, ma per noi sono i numeri perfetti per una denominazione che ormai ha raggiunto un livello qualitativo molto molto elevato. Abbiamo tanti progetti come consorzio, stiamo presentando un contratto di filiera di investimenti delle aziende agricole con la produzione di nuove cantine. Siamo i primi in un bando europeo per la promozione insieme al consorzio Vini Alto Adige in Svizzera e Gran Bretagna, che ci terrà impegnati nei prossimi 3 anni. E poi ovviamente abbiamo in mente di fare il Vin Italy e di essere anche, come sempre, in prima linea per il nostro Etna Days, la seconda edizione di Etna Days che faremo nel 2023. Questa sera abbiamo inaugurato il primo appuntamento dei 3 appuntamenti che saranno a Sicani e Garden Center. A Randazzo, uno spazio nuovo dove in questi mesi, perché sarà un appuntamento al mese, racconteremo la denominazione Etna DOC. Abbiamo avuto i saluti ufficiali del direttore Maurizio Lunetta, che ci ha tratteggiato tutti i contorni della denominazione etnea, e poi abbiamo degustato 6 vini esplorando in particolare l'Etna Bianco DOC. 6 vini con la partecipazione di 6 produttori, quindi siamo andati a sviscerare il grande patrimonio umano, il grande valore sociale di questo areale fatto di piccolissimi artigiani innamorati del vulcano, e soprattutto abbiamo degustato dei grandi vini con un potenziale di longevità enorme e grandi caratteristiche.